che interverranno dopo di me. A me preme dire soltanto poche cose, ma cose a cui tengo molto. La prima è questa, la direzione nazionale, anzi no, la prima è quest'altra, e sono i complimenti veramente sentiti, vivi, e l'apprezzamento più profondo per questo lavoro che è stato fatto, sia nei confronti dei colleghi del procuratore, dei colleghi della DDA, che nei confronti dei carabinieri del NOE e della Polizia di Stato. È stata, come avete già sicuramente intuito, un'indagine estremamente complessa, ricca di risvolti tecnici, condotta, direi, con tutte le risorse investigative necessarie e disponibili, ma anche in un contraddittorio con la parte indagata per quanto riguarda il reato di traffico illecito organizzato di rifiuti. All'esito di questi accertamenti, che si sono arricchiti con consulenze tecniche, con rilievi sul posto, riprese filmate, intercettazioni telefoniche, all'esito di questi accertamenti sono state emesse due ordinanze di custodia cautelare. La prima, che riguarda appunto il 260, il traffico illecito organizzato di rifiuti, coinvolge i dirigenti dell'ENI, ma anche l'ex dirigente dell'ufficio compatibilità ambientale della regione Basilicata, l'altra che riguarda il sindaco di Corleto e, diciamo, è tutto il sistema che aveva messo in piedi per scopi palesemente personali e elettorali, oltre che per interessi, diciamo, di vari imprenditori che ruotavano intorno all'insediamento di Tempa Rossa. Allora, fatti i dovuti e sentiti complimenti a tutti gli amici che sono stati coinvolti, colleghi di Polizia Giudiziaria coinvolti in questa indagine, passo alla seconda cosa che mi interessa.